Benvenuti nel canale Piace che Piace, sta per tornare la festa della donna e quindi ho deciso di realizzare un dolce dedicato a tutte le donne. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiamo e mangiamo. Iniziamo con la preparazione di oggi. Come prima cosa andiamo a realizzare la base del nostro dolce. Fra gli ingredienti troviamo le mandorle, queste ci serviranno senza buccia. Quindi come primo passaggio andiamo a togliere la buccia dalle mandorle spostandoci ai fornelli. Mettiamo su un fuoco un pentolino e facciamo bollire l'acqua. Nel momento in cui l'acqua inizia a bollire, mettiamo all'interno le mandorle. Attendiamo 1 o 2 minuti, il tempo che raggiunga di nuovo l'ebollizione. Fatto questo, scoliamo e spostiamo su di un torcione. Asciughiamo un po' e togliamo la buccia. Tolta la buccia, continuiamo con la preparazione. Prendiamo un mixer e mettiamo all'interno le mandorle ed un cucchiaio di zucchero. Chiudiamo e mixiamo. Raggiunta questa consistenza, prendiamo un contenitore e andiamo a setacciare all'interno la farina. Aggiungiamo il cacao, sempre setacciato. Aggiungiamo le mandorle tritate e diamo una prima mescolata. Aggiungiamo la buccia di limone grattugiata e mescoliamo. Fatto questo, ci prepariamo ad impastare, quindi aggiungiamo lo zucchero, diamo una mescolata ai tuorli d'uovo aggiungendo il sale, seguito dalle uova. Diamo una mescolata prima con la frusta. Aggiungiamo il burro e continuiamo ad impastare con le mani. Giunta questa consistenza, mettiamo la pellicola e facciamo riposare in frigo per circa un'ora. Fatto questo, passiamo alla farcitura del nostro dolce. Prendiamo un contenitore e mettiamo all'interno zucchero, i tuorli d'uovo, mescoliamo. Data la mescolata, aggiungiamo la farina setacciata e mescoliamo. Fatto questo, prendiamo un pentolino e ci spostiamo ai fornelli. Mettiamo il latte nel pentolino. Aggiungiamo la vanillina, diamo una mescolata e facciamo intiepidire per 1 o 2 minuti. Prendiamo un mestolino di latte tiepido e lo versiamo all'interno dell'impasto mescolando. Data la mescolata, spostiamo tutto all'interno del pentolino con il latte.
e qui continuiamo a mescolare fino ad addensare. Nel momento in cui inizia a bollire, spegniamo e spostiamo in un altro contenitore. Ci spostiamo nel tavolo ed aggiungiamo il succo d'arancia sempre mescolando. Aggiungiamo la buccia dell'arancia, continuando a mescolare. Ed infine il burro a temperatura ambiente. Mescoliamo fino a far sciogliere il burro. Spostiamo nel contenitore con acqua e ghiaccio e mescoliamo fino a farla raffreddare. Copriamo con pellicola, sempre facendola aderire alla crema. E mettiamo da parte. Messa la crema a riposare, riprendiamo la base del nostro dolce, togliamo la pellicola. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, un po' di farina nel mattarello ed andiamo ad allargare la nostra base. Ricordiamoci di accendere il forno e di portarlo a 180 gradi. Raggiunto questo spessore, facciamo aderire premendo con le mani, aiutandoci con un coltello togliamo la parte in più e bucherelliamo la base con una forchetta. Andiamo a decorare i bordi con dei leggeri pizzichi. Fatto questo, prendiamo la nostra crema e la andiamo a distribuire all'interno della nostra base. Distribuiamo su tutta la superficie. Ed inforniamo per circa 30-35 minuti. Dolce cotto, lo mettiamo da parte a raffreddare. Continuiamo la preparazione tagliando il pan di spagna. Per questa ricetta possiamo usare o un pan di spagna già pronto oppure realizzare il nostro. Troverai come fare il pan di spagna cliccando il link in descrizione. Quindi prendiamo il pan di spagna. Prima lo facciamo a strisce. E dopo lo tagliamo a quadretti. E spostiamo nel piatto. Completato anche questo passaggio, prendiamo un piatto alla portata ed iniziamo ad impiattare. Togliamo dalla forma
Togliamo la carta forno. E spostiamo nel piatto. Fatto questo, andiamo a realizzare il caramello spostandoci ai fornelli. Prendiamo un pentolino, mettiamo all'interno lo zucchero, aggiungiamo il vino bianco e mescoliamo fino a creare il caramello. Base caramello pronta, andiamo ad assemblare il nostro dolce. Con un pennello mettiamo un po' di caramello sul dolce. Che andiamo a ricoprire con il pan di Spagna tagliato poco fa. Un altro po' di caramello. Una spolverata di zucchero a velo. Un tocco di verde. La nostra crostata mimosa per la festa delle donne è pronta. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci il dolce. Per altri dolci, magari più semplici per la festa delle donne, clicca la playlist. Se invece cerchi la ricetta per il pan di Spagna, clicca questo video.